Ciao, se sei arrivato fino a questo video, vuol dire che in qualche modo te lo sei strameritato. Che cosa imparerai in questo video? Scoprirai che puoi scattare in qualsiasi contesto di luce avendo la certezza di riuscire tutte le volte a produrre uno scatto fatto bene. Vuol dire uno scatto che ha i colori saturi, un'atmosfera che non viene slavata, è uno scatto, una fotografia che soprattutto produce un file sano, per così evitare di fare delle fotografie un po' piatte, banalotte, magari sottoesposte e soprattutto quelle immagini che producono molto rumore perché sono prive di dati, perché il loro file di base non è appunto un file sano. E sicuramente non sapendo e non riuscendo a riprendere la scena così come la vedo con i miei occhi, ciò che non riusciamo a catturare è l'atmosfera di quell'immagine. Cosa ci vuole per raggiungere queste cose in un'unica mossa? È solamente l'assoluta certezza che l'esposizione del tuo file sia un'esposizione andata perfettamente a buon fine. Vi è capitato, ti è capitato di avere la tua fotografia scattata, guardarla nello schermo della macchina e ti è sembrato che tutto sommato andava bene. Poi magari l'hai scaricata al computer e già non ti tornavano i conti perché la vedevi molto più scura e meno interessante. L'errore che più spesso si commette quindi è quello di fidarsi dell'esposimetro, sia che lo controlli tu da solo o che tu lasci il compito alla macchina fotografica di controllarlo. L'esposimetro è punto di partenza e dell'esposimetro assolutamente non ci si può fidare perché può essere ingannato, è molto ingannevole e quindi anche quando arriva allo zero e quindi teoricamente dovrebbe darti lo scatto esposto a perfezione, lui può essere ancora stato ingannato. Questo per noi comporta tutta quella serie di problematiche delle quali ti ho parlato prima, colori che non rendono, atmosfere fiacche, molto rumore o sovraesposizioni, bruciori, eccetera. Se noi abbiamo detto che l'esposimetro è un punto di partenza, vuol dire che dall'altra parte c'è un punto di arrivo e il punto di arrivo per noi è sempre solitamente istogramma, lui e nessun altro. L'istogramma è uno strumento chirurgicamente e matematicamente strapreciso ed è l'unico nel pianeta e nell'universo che possa dirci con estrema esattezza se il tuo file è un file sottoesposto, sovraesposto, se è un file sano, quindi se produrrà rumore, se ti uscirà fuori un'immagine piatta e banale, oppure se tutto andrà a buon fine così come tu te lo immagini e se tu hai veramente scattato l'immagine così come la vedi con i tuoi occhi. Ora, so benissimo che parlare dell'istogramma si apre una parentesi immensa, ma in questo video io ti voglio dare questa preziosissima informazione. Per comprendere se il tuo scatto è uno scatto tecnicamente corretto e questo è il primo presupposto affinché diventi lo scatto che ti dia colori belli, atmosfera bella, che faccia sì che tu fotografi così come vedi con i tuoi occhi, dell'istogramma devi sapere una cosa importantissima. A meno che tu non fotografi in una giornata piena di smog, il tuo istogramma deve tassativamente arrivare fino alla fine. Perché se non arriva fino alla fine, se si ferma un pochettino prima, cioè a un quinto, come vedi in questo momento sullo schermo, vuol dire che per un motivo che adesso non ti sto a spiegare perché sarebbe lungo farlo, al tuo file manca esattamente la metà dei dati necessari per produrre un file sano e quindi non avere rumore, e quindi avere colori belli, e quindi avere l'atmosfera bella, e quindi non essere sottoesposto. Quando ti manca un quinto, in realtà ti manca esattamente la metà. Questo è importantissimo. Quindi l'unica cosa che tu ti devi preoccupare è quando ti manca quest'ultimo quinto, adesso andremo a vedere un po' di esempi, di riportare l'istogramma tutto alla fine. Come lo fai? Semplicemente aggiungendo più luce. Se lavori in manuale, vorrà dire che dovrai dare un po' di luce attraverso o il tempo, o l'ISO o il diaframma, in base a quello che sono le tue scelte creative o tecniche. Se lavori in automatico, adesso ti faccio vedere che cosa dovresti fare subito. E lo stesso trucco o consiglio vale per chi di voi lavora in priorità di tempi o diaframmi. Quindi, ciò che noi dobbiamo riuscire a fare è portare sempre, sì, tranne se tu hai una giornata super nuvolosa
o super piena di smog come a Torino succede d'inverno e quindi è una luce terribilmente piatta. Solo in quei casi potresti non riuscire a fare questa cosa, ma in tutti gli altri casi sì, anche di notte sì. Il tuo istogramma deve sempre tassativamente arrivare fino alla fine. Cosa succede quando l'istogramma lo porti alla fine, cioè alla macchina fotografica fai entrare un po' più di luce? Inevitabilmente succede che nello schermo potrebbe darsi che tu vedi quell'immagine un po' più slavata, un po' più chiara, un po' meno contrastata e decidi che così non ti piace. Non ti piace perché il tuo occhio non è allenato a riconoscere che quello scatto lì, essendo retroilluminato, in realtà è uno scatto giusto. Dello schermo non ci si può fidare per quanto riguarda l'esposizione. L'esposimetro è un punto di partenza ed è altamente ingannevole. Andiamo a vedere adesso cosa succede con l'istogramma e come maneggiarlo dalla tua macchina fotografica, indipendentemente se tu lavori in manuale, semi-automatismo o in totale automatico. Quello che stai vedendo adesso è uno scatto che ho fatto apposta per questa lezione e vedi inquadrato uno scatto che tutto sommato non sembra scuro. Vederlo a occhio così diremmo che potrebbe avere un'esposizione buona. Dopodiché ne vedi uno evidentemente un po' più scuro, uno molto scuro e l'altro che torna di nuovo chiaro con una luminosità diversa da quella prima. Andiamo a rivederli con il loro istogramma. Intanto l'istogramma che cos'è? L'istogramma è un grafico, esattamente questo grafico qua, che nei corpi Nikon ha 4 campi e nei corpi Canon e quasi tutte le altre macchine fotografiche è suddiviso in 5 campi, che è il grafico che avete visto poco fa nel video. Importante sapere che per voi che all'ultimo quinto, indicativamente qua, se il vostro istogramma finisce lì, alla vostra immagine manca esattamente la metà dei dati utili per fare un file sano che dà dei bei colori, che dà una buona esposizione e che non produce rumore. Per i Nikonisti la cosa peggiora ancora perché un quarto è molto indietro rispetto a un quinto e quindi vuol dire semplicemente che manca di più della metà dei dati. Osserveremo sempre solamente l'istogramma in bianco e nero, che è quello che racconta il nostro JPEG. Ora osserviamo questo istogramma. Sembrerebbe un file scattato giusto, abbastanza ben esposto. Invece se guardiamo l'istogramma vediamo che non manca proprio un quinto, ma un bel po' di dati gli manca. Dopodiché gli ISO e il diaframma sono rimasti uguali, ho chiuso solo i tempi. Chiudendo i tempi ovviamente sono andata a sottoesporre moltissimo il file, infatti l'istogramma si è ritirato tutto indietro. E poi gli ho dato un po' di più di luce rispetto a quanto ne aveva prima. E vedete che l'istogramma è molto più portato verso la fine e anche se poco per terra, strusciando per terra alla fine. Il punto è che tra questo scatto e questo scatto, che c'è solo un terzo di differenza di stop di luminosità, l'istogramma è molto più indietro rispetto a qua. Questo poco spostamento dell'istogramma verso la destra in realtà per noi sono moltissimi dati guadagnati. Questo vuol dire molto meno rumore nello scatto, questo vuol dire colori molto più brillanti. E se volete in post produzione, eventualmente per chi scatta in RAW, quando si dà un po' di contrasto, un contrasto molto più sano. Quindi passo numero uno, preoccuparsi sempre di leggere questo dato e di tenere sempre sott'occhio il nostro istogramma. Invece chi di voi lavora con semi-automatismi o chi di voi lavora in automatico, una cosa che potete fare è lavorare con la compensazione di esposizione, che è questo bottoncino qua. Si presenta con un quadretto diviso in due parti con nero del bianco, con un più e un segno del meno. Compensazione dell'esposizione a che cosa ci serve? Ci serve per dire alla macchina fotografica, laddove l'esposimetro si è ingannato, perché lavorando con un semi-automatismo o un automatismo ha calcolato qualcosa che è andato male, vuol dire che se noi scattiamo quello scatto con le stesse impostazioni, la macchina verosimilmente produrrà lo stesso errore. E quindi dobbiamo un po' fregarla noi, ingannare l'inganno e dirle: guarda, così come hai scattato tu, mi ha prodotto un file o troppo scuro o troppo chiaro. Io ti dico adesso di farlo rispetto a come hai fatto tu, ancora un po' più scuro o ancora un po' più chiaro. E quindi che cosa vado a fare? Vado a toccare, vado a
a premere, a pigiare questo bottone, premendolo adesso indica il valore 00. Se io muovo la mia ghiera, questo valore sale e io in questo momento sto dicendo alla mia macchina: quello che io scatto, tu scattalo più chiaro di quanto lo avresti scattato prima. Quindi fallo più chiaro di uno stop, fallo più chiaro di due stop, fallo più chiaro di tre stop. O se vado al contrario, gli dico: quello che sto scattando, fallo più scuro di uno stop, più scuro di due stop, più scuro di tre stop. Attenzionissima, quando maneggi la compensazione di esposizione devi ricordarti di riportarla sempre allo zero. Se tu l'avevi detto fammela più chiara di uno stop, lei continuerà a farlo fin tanto che tu non lo riporti a zero. Per cui, per riassumere, se lavori in manuale, per riportare l'istogramma verso la fine devi continuare a dare più luce, anche solo strusciando per terra. Se lavori in automatico o semi-automatismi, devi andare in compensazione di esposizione e continuare a dirgli ancora di più, ancora di più, ancora di più, scattare, verificare l'istogramma, verificare se va bene, se non va bene, correggere, scattare, verificare l'istogramma fin tanto che non va bene. Io spero che questo video ti sia stato utile. Se sei alle prime armi, non mollare, perché con un po' di accorgimenti tutto si risolverà e tutto andrà a posto. Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi saperne molto di più, sappi che per te ho preparato un evento straordinario, l'unico evento quest'anno dove potrai interagire con me dal vivo, tra l'altro. Si chiama Io Fotografo Live, si svolgerà il 23 giugno al Teatro Bruno Munari a Milano. Staremo insieme per un intero giorno a fare che cosa? A fare sì che tu possa capire come fotografare quell'immagine che lascia il segno, che hai sempre sognato di scattare, con dei trucchi semplici come questo che ti ho fatto sapere adesso, dove non c'è bisogno che tu diventi mago di tecniche complicate, ma dove c'è bisogno che tu diventi padrone del tuo corpo macchina, in modo che tu possa avere quell'occhio che serve per avere sempre il tuo archivio di idee piene a portata di mano e quell'atteggiamento che fa sì che non ti fermi proprio davanti allo scatto perfetto che ti stava arrivando. È un workshop che cambierà totalmente il tuo modo di scattare e per sempre, di questo sono totalmente sicura. Sarai accompagnato da me e da ben 30 miei migliori angels che saranno lì a sostenerti, perché sarà un workshop sia teorico che pratico e sicuramente innalzerà la tua fotografia a un livello che oggi neanche più puoi immaginare. Io ti auguro una buonissima luce, ti auguro molta bene fotografia e ci vediamo presto a Milano.